rinvio positivo per il FTSE MIB questa mattina che, pur riportandosi sotto i massimi post-Brexit, toccati ieri intorno a metà seduta, prosegue trovando supporto sul livello statico di area 16.948 punti, visibile sul grafico a 30 minuti in corrispondenza della chiusura di ieri. L'ulteriore supporto è trovato sulla soglia inoltre psicologica dei 17.000 punti. Il target a rialzo rimane fisso a 17.400 punti, ove transita la trend line di medio periodo tracciata sul daily chart con i minimi decrescenti del 24 febbraio e 7 aprile 2016. Un peggioramento eventuale del quadro tecnico di breve periodo si avrebbe solamente con una discesa al di sotto dei 16.540 punti. Per Generali Assicurazioni l'avvio di settimana è stato fondamentale per capire informazioni tecniche per i movimenti nel breve termine. Il supporto statico di area 10,90 euro ha ancora una volta esercitato la sua valenza, portando i corsi ad un rimbalzo il cui obiettivo si è palesato nella seduta di ieri con il quinto test nel mese di agosto della trend line dinamica di lungo periodo, espressa con i top decrescenti del 3 dicembre e del 10 di agosto 2016. Lo scenario di fondo rimane comunque orientato a ribasso e detto test potrebbe essere interpretato come un'opportunità di posizionamento in vendita per eventuali ritorni verso i supporti statici. Il tecnico di Intesa San Paolo assume sempre più una connotazione di breve periodo positiva. Con la seduta di mercoledì l'indice ha infatti chiuso il down gap negativo aperto in occasione della seduta del 24 giugno, ovvero della Brexit. Detto segnale di forza ha consentito al titolo di portarsi già in mattinata sopra detto livello e confermare il segnale di forza generato con la rottura della trend line ribassista di lungo periodo ottenuta sul daily chart con i top decrescenti del 14 di marzo e del 31 maggio di quest'anno. Nella sessione di ieri il titolo si è confrontato con la resistenza dinamica ex supporto pre-Brexit tracciata con i minimi del 9 febbraio e 7 di aprile, transitante in area 2,22 euro. Ora l'obiettivo più a portata di mano diventano i livelli 2,30-2,35, ove transita la trend line uscente dal top intraday del 24 giugno e passante per i top decrescenti del 12 e 15 luglio. Questa strategia avrebbe come key point d'ingresso i 2,13-2,15 euro e stop loss posto al di sotto dei 2 euro in caso di pullback dei corsi azionari volti al test del cambio di stato della trend line ribassista di lungo periodo.